due punti d'oro per la Riviera tra Rimini Marathon, Comunione Liberazione, il doppio appuntamento musicale con Carmen Consoli al 105 Stadium e il live di Edoardo Bennato per l'happening Piacere Spiaggia in Piazzale Fellini. La stagione sta decollando e lo fa a suon di numeri. Oltre 500 gli alberghi aperti a Rimini tra il 25 aprile e il ponte del 1 maggio, migliaia le presenze attese. I primi segnali che ci arrivano dagli operatori, confessa il sindaco Andrea Gnassi, guardando sia il weekend del 25 aprile che il ponte del 1 maggio, sono incoraggianti. Saranno più di 500 gli alberghi aperti e la stima, che ad oggi si attesta intorno ad un 60% di riempimento per il primo weekend del 25 aprile, è l'indicatore di una città pronta all'accoglienza. Gli uffici di informazione turistica stanno registrando in questi giorni molte richieste. L'andamento delle prenotazioni che passano attraverso questo canale è molto buono. Molte le richieste per la Rimini Marathon, 5.000 le presenze attese, aggiungiamo noi, un occhio alla spiaggia, l'altro al cielo. Sappiamo che le condizioni meteo saranno decisive, aggiunge Gnassi, soprattutto per i turisti individuali e per i tanti visitatori che decideranno, last minute, di raggiungere la Riviera. Ma il termometro che ci arriva dagli operatori in queste ore fa sperare in due settimane comunque favorevoli, a conferma della pila di un'intera città attrezzata ad accogliente. In particolare, per il primo cittadino di Rimini risulta gettonato il pacchetto comprensivo dell'ingresso ai parchi, la doppia campagna pubblicitaria sulle reti televisive che vede proprio in queste settimane protagonista la nostra città e la Riviera Romagnola per promuovere sia l'offerta dei parchi sia il territorio ospitale per chi vuol fare il pieno di emozioni sta accendendo l'interesse degli italiani, conclude il sindaco Gnassi.